5 metodi naturali per abbassare il colesterolo cattivo. L'ipercolesterolemia, cioè un eccesso di colesterolo nelle arterie, è un disturbo in aumento. Questa molecola lipidica, prodotta in modo naturale dal fegato, è anche presente in molti alimenti e questo fa sì che talvolta tenda ad accumularsi in quantità eccessive. Un tasso elevato di colesterolo LDL aumenta il rischio di incorrere in una patologia cardiovascolare cronica e di compromettere il funzionamento di altri organi vitali. L'aspetto più preoccupante è che all'inizio non si manifesta con sintomi evidenti e in genere viene individuato quando ha già dato luogo a qualche complicazione. Ecco perché è importante mantenere uno stile di vita sano, è bene soprattutto moderare il consumo di grassi e aumentare, invece, il consumo di alimenti che ne facilitino l'eliminazione. Tenendo conto che si tratta di un problema molto diffuso, oggi vogliamo condividere con voi 5 rimedi naturali, utili in caso di colesterolo alto. Provatelli. L'aglio crudo e il succo di limone contengono sostanze antiossidanti che contribuiscono a rimuovere il grasso che si accumula nelle arterie. Entrambi gli alimenti depurano il sangue e aiutano a prevenire i disturbi causati dall'infiammazione. Ingredienti. Uno spicchio di aglio crudo e il succo di un mezzo limone. Preparazione. Tritate uno spicchio di aglio e mescolatelo con il succo di mezzo limone. Consumatelo a stomaco vuoto, per almeno per 3 settimane. Il rimedio al vino rosso e prezzemolo è un'antica ricetta che può essere utilizzata anche per ridurre il tasso di colesterolo cattivo, LDL. I suoi antiossidanti aiutano a frenare il processo di accumulo di grasso nelle arterie, prevenendo ostruzioni e ipertensione. Ingredienti. 2 bicchieri di vino rosso, 400 ml, prezzemolo, 30 g. Preparazione. Versate il vino rosso in una bottiglia o in un barattolo e aggiungete il prezzemolo finemente tritato. Lasciate macerare per 12 giorni, quindi cominciate il trattamento. Bevete mezzo bicchiere, 100 ml, di vino al prezzemolo dopo ogni pasto principale. Continuate il trattamento per 2 settimane. Il frullato di cetriolo e guava stimola la funzione degli organi e montori del corpo, aiutando a eliminare il colesterolo cattivo, LDL. Contiene grandi quantità di fibre alimentari e sostanze antiossidanti che, una volta assimilate, riducono l'assorbimento di questo lipide nell'intestino. Ingredienti. Un mezzo cetriolo, 2 frutti di guava, un mezzo bicchiere d'acqua, 100 ml. Preparazione. Tagliate a pezzi gli ingredienti, metteteli nel frullatore insieme a mezzo bicchiere d'acqua. Frullate per un paio di minuti e bevete immediatamente. Bevete il frullato a digiuno, almeno 3 volte alla settimana. Acqua di ananas e zenzero. Il potere diuretico e depurativo dell'acqua di ananas e zenzero aiuta a stimolare le funzioni metaboliche e diminuisce l'accumulo dei lipidi nelle arterie. Le proprietà di questa bevanda ci permettono di combattere l'infiammazione causata dalla ritenzione idrica, oltre a ridurre il rischio di soffrire di pressione alta. Ingredienti. 3 fette di ananas, 3 bicchieri d'acqua, 600 ml, 1 cucchiaio di zenzero grattugiato, 10 g. Preparazione. Mettete in una pentola le fette di ananas tagliate a pezzi, copritele con l'acqua e mettetele a scaldare. Appena l'acqua comincia a bollire, spegnete il fuoco e aggiungete lo zenzero grattugiato. Lasciate intiepidire, infine filtrate il liquido e bevetelo. Bevetene 3 bicchieri al giorno, prima di ogni pasto principale. Ripetete il trattamento, almeno 3 volte a settimana. Sesamo, mela e adeno. Un frullato a base di infuso di sesamo, mela e adeno aiuta a pulire le arterie, abbassando i livelli di colesterolo e dei trigliceridi. Questi ingredienti apportano quantità importanti di fibre, vitamine e sali minerali in grado di migliorare la digestione e proteggere la salute cardiovascolare.
Ingredienti: 1 cucchiaio di semi di sesamo, 10 g, 2 cucchiai di farina d'avena, 20 g, 1 bicchiere d'acqua, 200 ml, 1 mela verde. Preparazione: versate un cucchiaio di semi di sesamo in un bicchiere di acqua bollente e lasciatelo a riposo per tutta la notte. La mattina successiva versate il liquido nel bicchiere del frullatore, insieme alla mela verde e alla farina d'avena. Frullate fino ad ottenere una bevanda omogenea. Consumatelo a stomaco vuoto, aspettando almeno 30 minuti prima di fare colazione. Bevetelo per 3 settimane di fila. Come potete vedere, per abbassare i livelli di colesterolo cattivo conviene aggiungere alcuni alimenti alla nostra dieta. Preparate il rimedio che più vi piace e seguite le indicazioni date per ottenere un buon risultato.